Il catechismo non è un servizio finalizzato all'istruzione dei bambini e ragazzi, ma un cammino di formazione in cui devono essere formati, accompagnati dalle famiglie e dagli altri membri della comunità. Questa è in estrema sintesi la ragione dell'incontro tra Monsignor Alberto Tanasini e i genitori dei ragazzi del catechismo, all'interno della visita pastorale d'ambito. È stato di un momento importante per comunque testimoniare che al di là, diciamo, del catechismo dei ragazzi, comunque dietro c'è sempre la famiglia, ci sono dei genitori che comunque ci tengono a questa, diciamo, realtà cristiana che non vada perduta. Ecco. C'è un bisogno comunque per tutte le famiglie di riandare un po' al senso e alle ragioni della propria fede e del senso che ha portare un bambino a catechismo, che deve essere nell'ambito di una scelta familiare, che deve essere condivisa. Il desiderio è quello che il momento della formazione serva anche agli adulti per essere effettivamente compagni di viaggio in questo viaggio che è un po' la scoperta della fede anche dei propri bambini. L'incontro, svoltosi all'interno della visita pastorale, ha riunito 5 parrocchie tra Sestri e Riva, un'occasione per avere uno sguardo più ampio oltre quello del proprio campanile e condividere il cammino. Ci crediamo tantissimo all'incontro di stasera, prima di tutto perché c'è il nostro verso. Secondo luogo è un momento di famiglia, di comunità, di tante comunità, una piccola chiesa composta di tutte le parrocchie del Sestrese insieme, quindi è un momento bello dove incontriamo tanti volti di genitori che forse vedono quanto sia bello crescere insieme come chiesa e come comunità. Di là che abbiamo conoscenze e siamo amici con gli altri catechisti, così, però diciamo è un abbattere anche quelle famose barriere che un tempo c'erano. L'ambito è una parrocchia un po' più allargata, però è la testimonianza di più persone, di più parrocchie che fanno comunque lo stesso cammino.